Io mi chiamo Yaya Kurubani, 32 anni, vengo da Gambia. Mi ha colto la parrocchia, si chiama Sant'Impaccio. Prima facciamo la lingua alla scuola, poi dopo ha messo per lavorare. Quindi fino a mo si dice grazie a Dio, grazie a voi. In questa compagine sociale mi occupo di tutto ciò che riguarda l'agricoltura. Abbiamo preparato il terreno per altre semine, continueremo praticamente. Dobbiamo dare spazio a giovani che si stanno integrando nella nostra comunità. La nostra cooperativa è nata nell'ottobre del 2019 e al momento è costituita da 9 soci, 4 sono ragazzi extracomunitari. Con Sovvenire alla Chiesa abbiamo partecipato al concorso nazionale gestito dalla CEI, dalla Caritas Italiana, che prevedeva la realizzazione di progetti e il nostro è stato premiato come il secondo in assoluto sul livello nazionale su 400 richieste. Siamo una cooperativa che opera nel sociale, ha un settore agricolo collegato con la coltivazione della pestanaca, ma anche ad altri prodotti, privilegiando soprattutto i frutti del nostro territorio e soprattutto i frutti più poveri, fico d'India, giuggiole, frutti che sono sicuramente considerati minori. Noi siamo riusciti a valorizzarli producendo delle marmellate. Sto qua, non c'è lavoro, non c'è niente. Allora ha preso noi, venuto piano piano, comprare piano piano, anche piantare questa cosa, tagliare tutti. Noi facciamo tutto. Capito? Sono contento, grazie a Dio, anche con la cooperativa, con le cartassi, anche Don Lucio, anche Vito, che segue tanti, Enzo, da sta forse su suo viso, forse sì. Attraverso la cooperativa noi cerchiamo di trovare una soluzione lavorativa, sia per i soci, ma anche per tutto il territorio, cercando di fare rete con tutto il sistema. Operiamo anche nel settore dei servizi, collaborando con alcuni comuni, con la Caritas e con altri uffici della Diocesi d'Ugento, Santa Maria di Leuca, Fondazione dei Crisantis ad esempio. Grazie al Parco Culturale Ecclesiale noi siamo anche entrati nella gestione di un bene della Diocesi, Luci Perti, Oasi del Bello, che si trova a Tigiano, una casa per ferie per l'accoglienza di gruppi sia sportivi che gruppi parrocchiali. Ogni persona che vive su questa terra è sulla stessa barca, come dice Papa Francesco. È falso quel proverbio che chi fa da sé fa per tre, chi fa da sé fa soltanto per il suo io, chi invece costruisce delle relazioni con gli altri fa per il bene suo e per il bene di tutta la comunità.